benvenuti al trofeo Mario Lodigiani 2023, dedicato alla memoria dell'ex direttore tecnico FIR, dove si confrontano le migliori realtà under 17 italiane. Sono giunte alla Final Four qui a oggi a Calvisano, Rugby Experience L'Aquila, per cui noi facciamo tifo, i nostri colori bianco-rossi, Petrarca Padova che incontrerà Rugby Experience in questa prima semifinale, Fiamme Oro Rugby e Amatori Parma. Le quattro migliori squadre under 17 che hanno avuto un lungo percorso nei campionati elite si sono poi scontrate in quarti di finale e oggi si giocheranno questo trofeo Mario Lodigiani 2023 in due semifinali da 20 minuti ciascuna e una finale sempre da due tempi da 20 minuti. Per Rugby Experience entreranno in campo Barone, Mancini, Gioia, Sette, Ostie, Carusi, Sciarra, Alfonsetti, De Nicola, Ianni, Molina, Caporale, Paolucci, Marra, Scaramazza. A disposizione Salerno, Colasante, Bucci, Verderame, Sant'Antonio, Di Nicola, Comperti. Eccoli i giovani biancorossi, stanno entrando ora in campo. Ancora Albano, Gallucci, Lopez, Cocciantelli, Filipponi, Giangrazzi, Marozzi, Pedulla e Todde nel gruppo partito questa mattina per Calvisano. Allenatori Massimo Lombardo e Umberto Lorenzetti. Vediamo ora entrare Rugby Experience in campo, mentre Petrarca Padova è ancora unita in mezzo ai pali. Ecco i giovani biancorossi che entrano in campo. Da troppo tempo mancava una squadra di marca aquilana nelle finali nazionali dei campionati di categoria. È con gioia che oggi cercheremo di raccontarvi con Donatello Ricci per la parte tecnica, Amedeo Di Nicola al microfono, queste due semifinali e speriamo una graditissima finale. Intanto le formazioni di Petrarca che si schiera con Mizon, Doro, Noventa, Santinello, Rossetto, Ravanelli, Varotto, Manzato, Barzani, Bavaresco, Messori, Pescante, Controllo, Silecchi, Aligo, a disposizione Ruzzante, Piran, Mazzuccato, Artuso e Bazza. Finale importante per la squadra della presidente Federica Aielli, per il direttore tecnico Alessandro Cialone e Marco Molina. Importante per tutto il movimento abruzzese tornare a confrontarsi con il rugby che conta. Nel campo di fronte a noi intanto è iniziata l'altra semifinale tra Amatori Parma e Fiamme Oro Roma. Il rumoroso pubblico di Parma e il vento di Calvisano ci manda un po' di fumo, manda un po' di fumo ai nostri ragazzi che stanno entrando in campo e poi facciamo i migliori auguri. Saluti iniziali e pronti per cominciare. Si comincia. Calcio d'invio di Rugby Experience con Petrarca che recupera la palla all'altezza di 22. Organizzazione per Petrarca che probabilmente tenterà un calcio sul box per portare subito pressione ai nostri tre quarti sulle palle aeree. De Nicola a recuperare, passaggio in avanti, gioca il vantaggio Petrarca. Ancora mini unit per il Petrarca che mantiene il possesso. Ancora mini unit, mentre prova a portare la palla a largo i neri padovani.
e finalmente recuperiamo una palla pronta ad attaccare. Prima touche dell'incontro a favore di Petrarca Padova. Abbiamo visti giocare con Benetton Treviso, squadra solida in mischia, organizzata in touche, abilissima a portare pressione con una organizzata molle. Ma vediamo la primo lancio. Presa sicura per i tutti neri, ma portiamo a terra la molle in maniera regolare secondo l'arbitro. Calcio di punizione. Un sacking leggermente ritardato concede la primo calcio di punizione a favore del Petrarca. Lungo lungo, forse troppo lungo il calcio dei tutti neri. Tentiamo, usciamo al piede con un calcio di scaramazza non controllato dal numero 15 tutto nero e andremo a giocare la prima touche a favore. Lancio affidato al numero 2 Mancini. Sceglie anche Rugby Experience una touche ridotta a 5 uomini. Finta avanti, lancio centrale, un po' troppo lungo che permette il recupero ai tutti neri. Sovrannumero esterno di tutti neri, attenzione, ancora un vantaggio purtroppo per un fallo a terra sul punto d'incontro. Il placcatore che non rotola viene chiamato dall'arbitro e ancora prova ad andare in touche Petrarca Padova. Inizio arrembante per Petrarca, ma si sapeva squadra molto organizzata, occorre prendere le misure e cominciare a contestare i loro attacchi in maniera regolare. Lancio per Silecchia e presa a due mani per Padova che immediatamente si attiva nel costruire una molle. Ben bloccata in questo momento la Rugby Experience, si è staccato e ripartito il giocatore avanti del Petrarca, ma siamo dentro i 5 metri aquilani, ancora una mini unit da parte dei tutti neri, ma c'è un sacking del giocatore, sostegno di conservazione, ceiling off del giocatore che tendeva a sostenere e conservare il pallone per i tutti neri e calcio contro per Rugby Experience che finalmente può provare ad uscire dai propri 22 metri e avere il secondo lancio a disposizione. Non esce però purtroppo il pallone, ancora in campo. Il secondo errore al piede quest'oggi da parte di ambo le squadre. Prova a muovere la palla il Petrarca con buona qualità ma chiude subito Rugby Experience. Rimbalzo favorevole per i tutti neri che porta il numero 2 Padovano a recuperare il pallone, per fortuna aquilano, passaggio in avanti sui 5 metri, interrompe l'azione dei tutti neri. Ancora sotto pressione gli aquilani quando siamo quasi al quinto minuto di gioco. Ricordiamo due tempi da 20 minuti in cui si confronteranno le squadre. Vediamo la prima mischia dell'incontro. Introduzione a favore di Rugby Experience. Ricordiamo categoria under 18. Si ingaggia la mischia ma non è permesso spingere, dove essere sostanzialmente però stabile. Under 17, palla pulita fuori, esce alla pressione Gianni e calcio in touche. Pallone recuperato dal Petrarca che prova a contrattaccare avendo sovrannumero esterno, ma è buona la pressione degli aquilani che interrompono l'azione tutta nera fuori dai 22 metri. Gioca la palla e con qualità Petrarca, appena fuori dai 22. È un ottimo tenuto sul recupero di Molina, 7, che tiene la palla e permette di recuperarla ai giocatori aquilani. Gioca velocemente Rex, palla in mano così come abituati, e tenta di portarsi subito in attacco.
primo mini drive, mini buco della partita. Ancora prova in chiusa De Nicola, ancora una giocata interna aquilana su Mancini. Arrembante l'attacco dei tutti rossi. Davvero punti d'incontro veloci e di qualità. Sopra il numero esterno, ma cambia lato Massimo Molina, resiste a un primo placcaggio, a un secondo, fa strada, ci sembra un intervento laterale tutto nero, ma non segnalato dal direttore di gara, ma ancora palla rossa. Un passaggio in avanti sulla linea rossa, ma era stato precedentemente visto un fuorigioco da parte del direttore di gara, molto attento, che decreta un calcio di punizione per Rugby Experience. Numero 15 aquilano Scaramazza tenta la prima trasformazione dell'incontro alla ricerca dei tre punti. In una partita da soltanto 20 minuti è giusto tentare anche queste. C'è un vento leggero che favorisce il nostro calciatore, ma la distanza non è impossibile. Lungo respiro per Alessio Scaramazza, che prova la trasformazione e c'entra i pali. 3-0 per l'Aquila, che dopo una partenza sotto pressione marca i primi punti della partita. Si fa sentire il pubblico aquilano numeroso, giunto a sostenere i giovani ragazzi biancorossi. Come sempre i genitori generosi si sono mossi numerosi dal capoluogo abruzzese per salire in quel di Calvisano questa mattina a sostenere figli e amici. Rimette la palla di Petrarca Padova, si riparte di nuovo dai 22. Calcio incrociare di De Nicola, che trova uno spazio non perfettamente controllato. Calcia di nuovo la terza linea padovana. C'è spazio ora per provare a muovere le gambe con Alessio Scaramazza, che attacca lo spazio, mette bene a disposizione la palla, ma l'arbitro ha chiamato un fallo, molto probabilmente ha inteso sanzionare probabilmente un fuorigioco sul calcio di De Nicola, supponiamo, vediamo la decisione. No, calcio a favore di Rugby Experience per fuorigioco, che sceglie di giocare una mischia proprio sulla centrocampo. Interessante piattaforma d'attacco per i tre quarti aquilani, che hanno dimostrato una grossa qualità di trasmissione dell'ovale quest'anno. Introduzione per De Nicola, portano pressione gli avanti petrarchini, ma ricordiamo non si può spingere in questa categoria. Palla che arriva di nuovo a Scaramazza, purtroppo il gioco esce fuori dal rettangolo e si ripartirà con una touche a favore del Petrarca. Rugby Experience che sta comunque portando pressione adesso alla squadra petrarchina, mantenendo anche il pallone. Intanto ci avverte la regina Donatello Ricci che siete in 750 a sentire la mia pessima voce e la mia pessima telecronaca, ma speriamo almeno di rendervi un ottimo servizio. Numeri importanti che ci raccontano anche quanto la nostra città abbia bisogno di rugby. Intanto Moll tentata di costruire da parte di Petrarca, ma Rugby Experience con attenzione non ha contestato nell'immediato, costringendo i tutti neri a ripartire con il pallone. Si lotta ancora oltre i 10 metri dei tutti neri,
che useranno ora il piede per cercare di uscire dalla loro metà campo e portare pressione. Ottimo il recupero dei rossi, i Rugby Experience, che cercano ancora di contrattaccare. Attenzione, una squadra che ha grande competenza sul punto di incontro, dobbiamo avere sostegni pronti e attenti. Di nuovo Molina a portare avanti il pallone per Rugby Experience, che perde di nuovo la palla al punto di incontro, passaggio in avanti, gioca il vantaggio Petrarca Padova. Organizzati per attaccare all'esterno i padovani, attenzione al soprannumero. Portato fuori il velocissimo numero 14 d'oro del Petrarca Padova, che ricordiamo già l'anno scorso nei tornei che i nostri ragazzi hanno affrontato in quel di Treviso e di Padova, avere una velocità notevole e essere un rischio. Calcio di punizione per un placcaggio alto a vista secondo l'arbitro. Ricordiamo che bisogna placcare assolutamente sotto il livello delle spalle, qualsiasi contatto precedente, qualsiasi contatto più in alto viene sanzionato. Sapevamo che non sarebbe stata una partita difficile, una partita facile, 3-0, tiratissima questa prima semifinale. Lancio ancora nelle mani di Silecchia per Petrarca Padova. Ben organizzati tutti i neri, portano la palla giù con sicurezza e organizzano la mall. Sappiamo essere forti e competenti in questa organizzazione di gioco, ma cade involontariamente la mall petrarchina e recupera palla Rugby Experience. Mischia quindi ancora con introduzione rossa, vedremo cosa decideranno di fare gli aquilani. Siamo coscienti che si stanno affrontando due realtà davvero di livello interessante e assolutamente competenti, anche se soltanto ragazzi under 17. Attacca in maniera decisa l'Aquila già anche dai propri 22. Passaggi in avanti purtroppo che regala una interessante base d'attacco a Petrarca Padova. Arrivano segnali di incoraggiamento dall'Aquila anche per me e Donatello Ricci, che facciamo telecronaca a riprese. Stefano Emili, ti ringraziamo Stefano, altra vecchia gloria del rugby aquilano, che ci fai complimenti, grazie che ci stai seguendo e che stai seguendo i ragazzi. Mischia per Petrarca, introduzione. Mischia ruota leggermente il lato aperto, bravissimi ragazzi a mettersi su piede avanzante anche da questo punto di vista. Un mezzo velo che crea un primo break per il Petrarca under 14, ma l'arbitro sanziona ennesimo tenuto a terra e devo dire che l'Aquila sta lavorando molto molto bene. L'impressione è che abbia dichiarato un calcio a nostro favore, no, mi sbaglio, pugno involontario suppongo a questo punto in rack, altrimenti sarebbe stato sanzionato con un cartellino molto probabilmente, che regala una interessante possibilità d'attacco sui 5 metri a Petrarca Padova. Si fa sentire anche il tifo padovano, ma d'altronde la tradizione è forte in Veneto e a Padova e sono in tanti ad esserci oggi per questa sfida che ha un piccolo sapore di antico anche per loro. Siamo quasi al quindicesimo, mollo per Petrarca, molto ben organizzata, bloccata per il momento degli aquilani, ma riprende forza. Non sembra essere stato segnalato dall'arbitro il vantaggio, non riusciamo a capire francamente. Invece sì, aveva steso il braccio, perdonatemi, ma non è chiara la gestualità e non ci eravamo resi conto che di nuovo vantaggio per aver fatto crollare Amol volontariamente secondo il direttore di gara. E calcio di punizione ancora per Petrarca, che se tiene fede a quanto fatto finora andrà di nuovo in touche. No, gioca calcio di punizione. Respinto il numero 1, ci sembrava padovano, ma ancora lì arrembanti sui 5 metri di tutti i neri che sfidano viso a viso gli aquilani.
non fanno strada per ora. Riprovano ancora in chiusa, sempre con gli avanti. Vantaggio ancora per i tutti neri, probabilmente placcatore che non rotola, ma era francamente difficile farlo. Provano ad entrare i padovani con pick and go intorno al raggruppamento. Difesa arrembante sulla linea degli aquilani. Non passano i neri di Padova e si torna ancora sul calcio di punizione. Chiamano dalla panchina di Padova Pali, non sarebbe sbagliato arrivare per loro a tentare il pareggio prima della chiusura del primo tempo, ma il numero uno padovano è di diversa idea. Respinto di nuovo dagli aquilani, non riesce a girarsi a mettere a disposizione. Su punto d'incontro disposti i rossi a non cedere nulla ai pur fisici tutti neri, che francamente abbiamo visto con Treviso e ci hanno fortemente impressionato in questa fase di gioco. Ma va a marcare Petrarca Padova proprio in finale di primo tempo. Pericolosi padovani, pericolosi farli arrivare fin qua. Probabilmente la marcatura, a quanto abbiamo visto, del numero 4 Pescante, ma avremo modo poi di accertarlo. 5-3 quindi per ora per Petrarca, in attesa della trasformazione del numero 10 Ravanelli. 17:28 intanto il tempo. Ravanelli che tenta la trasformazione per il Petrarca Padova, abbastanza centrale rispetto ai pali, leggermente spostata sulla destra. Si abbassa il vento. E la palla sembra centrare i pali. 7-3 quindi per Petrarca, che supera Rugby Experience e si porta avanti proprio in finale di tempo. Debbono subito cercare di riportare pressione gli aquilani in questo minuto e mezzo che ci separa alla fine del primo tempo. Vediamo se riusciranno i giovani ragazzi di Lombardo e Lorenzetti. Calcio corto, controllato con i piedi alla terza linea padovana. Ancora si prepara un calcio dal box il mediano Varotto, calcio che rimane un po' lì, cioè De Nicola con pressione portato a terra, ma la palla è saldamente di Rex, che proverà a giocare con 7, che cerca di andare avanti. Ancora pick and go per gli aquilani, è rimasta a terra De Nicola, che aveva preso la palla al volo probabilmente sull'impatto ricadendo, ma i suoi compagni tutti rossi continuano a giocare. Vantaggio per Rex, palla aperta un po' così, è una buona cosa perché riusciremo a giocare questo vantaggio e vedere intanto se De Nicola abbia subito meno un colpo lieve o meno. Vediamo, si rialza da solo, ma d'altronde ci mettiamo nei suoi panni, nessun colpo può essere abbastanza forte in queste partite. Ancora qualche secondo da giocare, ma lo giocheremo probabilmente con una touche, un lancio a nostro favore. Touche che purtroppo non esce, permette a Petrarca di ricacciarci un pochettino indietro. Sarà comunque un lancio Experience, no, 20 minuti e 11 secondi, è finito il primo tempo con Petrarca in vantaggio per 7-3. Noi ne approfittiamo perché è salito a trovarci un vecchio amico che di battaglie di questo tipo ne ha
vissute tante, ora tecnico regionale Federrugby Abruzzo, 43 presenze in nazionale, Antonio Colella. Antonio, ci mancava da tempo, mancava all'Aquila che una squadra di marca aquilana del territorio tornasse a giocare. Dove crediamo merita di essere il nostro movimento, che pur piccolo, con pochissimi giocatori e pochissimi praticanti rispetto ad esempio al Triveneto, che ha addirittura due selezioni regionali, ma ne potrebbe serenamente far quattro, ma il nostro piccolo territorio riporta una realtà a giocare qui alla pari con Pedrarca Padova e con le grandi squadre del rugby del Nord Italia. Senti, il primo tempo e come l'hai visto? Allora, innanzitutto ciao a tutti quanti. Primo tempo da finale, abbiamo visto che non c'è stato gioco sicuramente spettacolare, ci stanno mettendo sotto pressione e a furia di giocare vicino alla nostra linea di meta, prima o poi la meta ci esce. Vedo i ragazzi forse un pochino contratti, hanno cominciato un pochettino contratti la partita, spero possano esprimere un pochettino di gioco importante perché lo sanno fare e hanno avuto pochissimi palloni per poter giocare, quindi speriamo di avere qualche palla in più a disposizione per poter gestire al meglio qualche partita. Gioco sparagnino, diciamo, di Pedrarca, ma io almeno personalmente l'avevo visti contro Benetton, lo fanno molto bene, una squadra di qualità che oggi ha giocato anche diversi palloni muovendo la palla a largo, molto attenti sul punto di incontro, molto precisi in quello che fanno in maul, in mischia, sulle rack e molto puntuali sulla disciplina. Da un punto di vista più generale, Movimento Abruzzese, quanto fa bene tornare ad avere una squadra nel Final Four nazionale, una squadra che si confronta a questi livelli, al movimento in generale e alla propaganda che fate sul territorio? Ma sicuramente una squadra abruzzese che arriva a questi livelli può diventare traino di tutta la regione. Quello che dobbiamo veramente vedere è che questi ragazzi vengono da un percorso da molto lontano, programmato e strutturato da parte di una società che ha le idee molto chiare, quindi che possa essere anche di esempio alle altre realtà abruzzesi. Grazie Antonio, grazie veramente per esserci e per il commento sempre puntuale e vi dico anche abbastanza lucido, nonostante sia vicino a me, lo vedo invece tesissimo come se dovesse giocare, anzi forse di più, perché di battaglie come tutti i neri di Padova se ne ricorda qualcuna. Stiamo per ricominciare, l'Aquila pronta e schierata a giocarsi tutto per tutto in questo secondo tempo contro il Pedrarca. Bravi ragazzi per tutto quello che hanno fatto finora, hanno fatto tutto ciò che dovevano, hanno vinto brillantemente il loro girone con numeri tra l'altro importanti: 61 punti in classifica, 623 segnati, 140 subiti, 100 mete totali, numero bellissimo, perfetto, tondo. E adesso hanno ancora 20 minuti per sognare di andarsi a giocare una finale, sperando, come diceva Antonio, che possano esprimere una grossa qualità di gioco sul volume che hanno, che rimane sempre complesso però gestire in queste partite dove la tensione e la posta in ballo è grande, grande, grande. Pronti a ricominciare, saremo noi a ricevere il calcio d'invio in questo momento. L'arbitro sta dialogando con i nostri giocatori. Probabilmente sta o rispondendo a spiegazioni che sono a richieste di spiegazioni che sono arrivate da parte dei nostri ragazzi o si sta raccomandando. Si comincia, secondo tempo, palla nei piedi di Ravanelli, calcio alto, 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 ricevuto dai nostri ragazzi, fatto fuori il primo placcatore. Sostegno avanzante, si legano i nostri giocatori, riportando la palla all'altezza dei 10 metri, gioco spalle per gli aquilani che muovono, muovono la palla, sopra il numero esterno, attacco con l'ala, ben placcata, buona difesa di Padova che scala e recupera. Il tentativo immediato di attaccare al largo degli aquilani. Ancora una mischia per Pedrarca.
tanti errori di handling, ma capiamo che in questo momento la tensione e la frenesia è enorme. Ah, vediamo, perdonatemi, anche io comincio a soffrire la tensione. Touche per Padova che recupera e prova a impostare la mall, ma l'arbitro rileva una touche storta e fortunatamente possiamo noi ora giocare una mischia all'altezza dei 15. Introduzione rossa, sicuramente proveremo ad attaccare con i tre quarti, anche se è interessante lo spazio in chiusa che potremmo andare ad esplorare. Difendono soltanto con l'ala i giocatori tutti neri, ma ci spostiamo in chiusa, ma attacchiamo all'ad aperto. Salto il primo centro, si inserisce Alessio Scaramazza all'estremo, ma di nuovo passaggio in avanti e palla persa in favore del Petrarca Padova, che giocherà l'ennesima mischia con introduzione. Non un'ottima partenza, ma immagino che la tensione sia tanta. C'è bisogno anche di un sostegno da parte degli spettatori aquilani giunti fino a Calvisano in questo momento. Momento difficile per i ragazzi, inutile negarlo. Passetto laterale per Petrarca e si mette sul piede avanzante, ruotando leggermente la mischia. Palla 10, primo centro, gioco spalle, ma anticipato dalla difesa rossa. Si rischiera comunque Petrarca, che attacca e mantiene il possesso. Tornano di nuovo al lato aperto dove c'è un sovrannumero. Buono il placcaggio aquilano con intercetto da parte della nostra ala, ma isolato dal sostegno. Di nuovo un tenuto che restituisce la palla ai petrarchini. D'altronde avevamo già visto con Benetton, essendo il periodo a Treviso l'under 15, è una squadra che ha grande attenzione sul punto di incontro e è sempre pronta a riproporsi per recuperare la palla. Calcio in touche, si avvicina ai 22 di nuovo Petrarca, poco fuori dai 22 la touche. Organizza la difesa in touche Rugby Experience, anche se non siamo riusciti finora a contestare la fase di gioco. Ancora adesso lì aspettiamo a terra, loro impostano una mall, ma sicuramente adesso il gioco sarà sempre più impostato in questo modo da Petrarca, essendo loro in vantaggio. Fanno strada, entrano dentro i 22 e c'è un primo vantaggio dato dall'arbitro. Prova un calcio sull'ala l'apertura petrarchina, fortunatamente la ricezione non è delle migliori. Buona pressione degli aquilani che rimandano indietro di tutti neri. C'è qualche scintilla tra i giocatori in campo, ma occorre mantenere la calma e la tranquillità. Ancora calcio di punizione dal lato opposto, non fa strada Petrarca, ma potrà sicuramente adesso andare a giocare un calcio di punizione interessante dentro i nostri 22. Non se la sentono di tentare i pali, vogliono chiudere la partita in questo momento. Speriamo vivamente che non sia così. Si attende intanto il pallone. 15 minuti ancora alla fine di questo secondo tempo. Occorre resistere in questo momento. Ben organizzata la molla del Petrarca. Si spezza la moll, ma l'arbitro ritiene che si tratti sempre dello stesso raggruppamento. Fanno strada tutti neri e vanno a marcare la seconda meta. Era il Petrarca che conoscevamo e che ci aspettavamo, difficile tenere lì davanti con questa organizzazione. Davvero una squadra a cui vanno i complimenti. I ragazzi tutti rossi si stringono però sotto i pali, è il momento di rialzare la testa e cercare di riportarci in attacco
non tutto è perduto. Ci sono ancora 15 minuti da giocare. ...12-3 per Petrarca Padova in attesa della trasformazione. Affidata sempre a Ravanelli. Che non trasforma però. Il punteggio rimane quindi fissato sul 12-3. Momento duro per i tutti rossi, ma che debbono subito recuperare forza ed energia per riportarsi avanti. Troppe poche partite di questo livello, come sempre, per le squadre del centro-sud Italia. Ci vuole un po' per entrare nel ritmo e cercare di vincere la tensione. Preso in area il set di Petrarca da De Nicola, che nel fare fallo si fa anche purtroppo male. Sicuramente verrà sanzionato dall'arbitro, speriamo non pesantemente. Intanto il tempo è stato interrotto, interrompiamo anche noi. Resta a terra anche il numero 7 di Padova, non ci sembra che abbia subito il numero 7 Barzani, buona la sua prova che abbia subito particolarmente il colpo. Resta ancora a terra invece De Nicola, sembra per lui qualcosa di muscolare. Fallo che non ci voleva, perché ci riporterà sicuramente a giocare nel non inferiorità numerica nel nostro campo con un lancio per Petrarca. Vediamo la decisione arbitrale. Chiede scusa De Nicola al compagno di Petrarca Padova. Chiamato il capitano Sciarra a rapporto con il numero 9 aquilano. Sta spiegando l'arbitro che il ricevitore Petrarca è stato preso in aria. Vedremo se intenderà sanzionare con un rosso con un giallo il fallo. Giallo per De Nicola e si ripartirà quindi con un calcio di punizione a favore del Petrarca Padova. Uno in meno, qualche cambio nelle file dei biancorossi. Si riparte. Bisogna ora ritrovarsi e cercare di essere generosi ed arrembanti come questi ragazzi sanno essere. Intanto ecco che Federica Aielli parte per sincerarsi delle condizioni di Nicola. Calcio di punizione quasi all'altezza del centrocampo ancora per il Petrarca Padova, che molto probabilmente, tenendo fede a quanto fatto finora, cercherà ancora un lancio sicuro per poi avanzare con i suoi organizzatissimi avanti. Cambi anche nelle file del Petrarca. Palla centrale, tuscia a due mani sicura e molla e avanza, portata subito giù. Esce il numero 4 Petracchino, che avanza, fa strada, portata a terra. C'è necessità di rischierarsi in difesa,
e prova a muovere a largo la palla Petrarca, molto molto bene oltretutto, soprannumero. Parla per l'ala petrarchina che non arriva, anticipato dai nostri giocatori che annullano la palla. Ci sembrava già entrata nella linea di meta aquilana, quindi dovremmo ripartire con un drop. Drop affidato a Massimo Molina. Non esce perfettamente, palla ancora in mano a Petrarca. Ancora vantaggio, non rotola il nostro placcatore, cade di qua. Palla per il numero 16. Appena entrato che fa troppa strada. Ci sembrava un passaggio, un semi passaggio in avanti, un velo, ma l'arbitro non ha ritenuto di segnalarlo. Continua a giocare sul vantaggio Petrarca. Ancora muove in maniera interessante la palla in spazi ristrettissimi e si riporta sui 5 metri aquilani. Ancora multifase di Petrarca, si riorganizza ancora all'esterno e per fortuna non marca ulteriore meta. È uscita l'ala padovana d'oro, ma ci tengono dentro la nostra linea dei 5 metri. Intanto un saluto ai 1067 spettatori che suppongo in gran parte dall'Aquila, ma spero anche da Padova, stiano seguendo questa nostra telecronaca regalata ai ragazzi arrivati fin qui dopo un interessante campionato, al loro primo anno insieme. E a cui chiediamo un ultimo sforzo, ultimi 10 minuti per riportarci in attacco e cercare di accorciare le distanze con un solido Petrarca. Ottima touche di Rugby Experience, presa a due mani, organizzata Moll. Cambio di senso con Rex che gioca in chiusa, riportandosi sulla linea dei 22. Contrattacchiamo giocando così come è giusto fare dalla nostra linea, dalla nostra difesa. Attacco Massimo Molina, buoni sostegni immediati. C'è ancora spazio per provare, ma di nuovo un passaggio in avanti che regala la palla a Petrarca Padova. Troppi, tanti errori di handling a cui questi ragazzi non ci avevano abituato. Sicuramente la tensione ci ha giocato in questa partita un brutto, brutto scherzo. Mischia ancora per i tutti neri dentro la metà campo aquilana con la chiusa che dove potremmo avere qualche problema non avendo mediano di Mischia. Infatti attaccano in maniera competente in chiusa i tutti neri e portano in meta il numero 14 d'oro. Assenza del mediano di Mischia da parte dell'under 17 e immediatamente i tutti neri capiscono dove è il caso di attaccare e colpire. Grande, grande, grande competenza dei ragazzi del Petrarca. Complimenti a loro. Punteggio pesantemente a favore del Petrarca in attesa della trasformazione affidata ancora una volta a Ravanelli. Uno su tre per Ravanelli che non trasforma questa meta e
possibilità ancora per Rugby Experience di riportarsi in attacco in questi ultimi 7 minuti di gioco. Rientra in campo De Nicola, avendo scontato l'equivalente dei 10 minuti ma riportato a tempi da 20 per il suo cartellino giallo. Ancora qualche piccolo cambio. Si riparte, ottimo il drop di Ianni a portare pressione, puntuale Bavaresco, il capitano del Petrarca, nella ricezione e nel portare avanti la palla. Si prepara per il calcio nel box il numero 9 Padovano, su pressione alza la palla, recuperata dall'ottimo Doro, autore della meta. E ancora mini unit per il Petrarca con il numero 8 Manzato, che va a percuotere la difesa aquilana. Ancora attacca Petrarca, sembra, proviamo a contestare ma non riusciamo nella rack. E ancora sovrannumero per Petrarca e muove ora sì la palla a largo bene e con competenza, ma riusciamo a chiudere l'attacco di tutti neri. Torniamo ad essere avanzanti su un placcaggio, sembra d'opera di Alfonsetti. Muove destra-sinistra Petrarca, ma non riesce a fare strada, ma purtroppo rimaniamo sempre oltre il placcatore e di nuovo veniamo sanzionati dal direttore di gara. Troppi falli, troppi errori. Ringraziamo ancora Donatello Ricci per le riprese non semplici, purtroppo per il palo dell'illuminazione che abbiamo davanti e per la palla che puntualmente va a finire lì dietro. Una ripresa che dedichiamo a tutti i genitori generosi aquilani che sono arrivati qui fino a Calvisano, un po' sottotono in questo momento, ma sapevamo che si trattava di partite dure, dobbiamo continuare ad incitare i ragazzi. Ancora touche a 5 per il Petrarca, finta avanti, salto in mezzo, lancio perfetto. Per quadro nel 12, non saliamo più in difesa, difficile difendere in questo modo, ma l'arbitro comunque ritiene che l'intervento di Massimo Molina sia stato meritevole e ci abbia portato a un calcio di punizione a favore. Battiamo velocemente. Suona la carica Massimo Molina. Voglia di andare a fare, bene, di non chiudere così questa semifinale. Ancora un punto di incontro. Attacca De Nicola la linea. Loop intorno al compagno. Ma di nuovo perdiamo palla e di nuovo una mischia a favore di Petrarca. Una sola palla davvero giocata bene e con continuità Rugby Experience, che abbiamo visto tanta qualità dei ragazzi, poi molti errori che hanno portato purtroppo la partita nelle mani di un organizzatissimo Petrarca. Mischia per Petrarca, che può tentare un ultimo attacco, 17° minuto di gioco. Palla al 10-12, che sceglie di attaccare la linea. Punto di incontro veloce, sovrannumero ancora di Petrarca, che riesce a portare la palla all'Aquila. Buono il recupero degli aquilani, che non danno spazio ai tutti neri, in sottonumero riescono a recuperare. Portata pressione sul 9, che si libera di due giocatori. Interessantissimo il numero 9 Padovano. Riusciamo a recuperare finalmente una palla al punto di incontro. Suona la carica Alfonsetti, in avanti. Buoni sostegni. Massimo Molina ancora sfida gli avversario diretto.
va a terra, deve essere lasciato ginocchio a terra, ma c'era ancora un fallo anche precedente per fuorigioco. Ritmo, gioca De Nicola, prova a muovere la palla, Rugby Experience, c'è forse spazio per giocare spalle. Attenzione, subito, immediati Padovani a mettere le mani e a recuperare sul punto d'incontro. Ancora un calcio di punizione a loro favore. Tanta voglia dei ragazzi aquilani ancora di non mollare e di andare avanti, ma hanno giocato oggi una squadra veramente attenta in difesa e sul punto d'incontro, che decide di piazzare al 18:37. È finita intanto l'altra semifinale con Parma che ha vinto contro le Fiamme Oro e si giocherà quindi verosimilmente la finalissima Under 17 contro il Petrarca. Terzo e quarto posto per i ragazzi di Rugby Experience contro le Fiamme Oro, avversario già affrontato in campionato. Tenta intanto l'ennesima trasformazione per Arca, non riuscendoci, voglia di giocare e di andare a far vedere qualcosa per Rex, che contrattacca al piede, forse un'ostruzione da parte di Padova. Tempo ancora verde, 19:00, palla De Nicola che contrattacca, supera un uomo, taglia il campo ancora e gioca all'interno per Massimo Molina. Ancora su una carica Molina, intervento che ci sembra leggermente laterale, l'arbitro ha già segnalato un vantaggio forse per fuorigioco. Ancora Ianni cerca di portare avanti la palla. Punto d'incontro, fatichiamo a ritrovare superiorità a largo, ma stavamo giocando un vantaggio. Richiama quindi l'arbitro Petrarca ai 10 metri, calcio di punizione per Rex. Gioca ancora De Nicola, inutile andare in touche, affrontiamo avviso a viso quella che deve essere il finale di questa partita. Mani a terra, mani in rack per Petrarca, non sanzionate. Cerchiamo ancora di portare palla fuori, uno step, due step da parte dell'Aquilana, rientra dentro, steso il numero 7 Petrarchino, non viene segnalato il fallo, o forse sì, giochiamo al piede, recupera la palla il numero 9 di Padova, pressione rossa, ma riporta la palla in sicurezza Rugby Experience per un ultimo assalto, palla spostata a largo. Ricrea mini unit l'Aquila, calcetto purtroppo sfortunato per il numero 13 aquilano. Caporale si chiude su questo ultimo tentativo la partita, un meritato 17-3 per il Petrarca Padova. Troppa tensione per i giovani aquilani, a cui vanno comunque i nostri complimenti, ce l'hanno messa tutta. Entrati in partita forse un pochettino di ritardo, tanta tensione, tanti errori di handling, qualche fallo di troppo che ha regalato una vittoria convinta per Petrarca Padova, a cui vanno i complimenti e gli auguri per la finale che giocheranno contro Rugby Parma. Mentre noi riprenderemo questa diretta per la finale terzo e quarto posto che Rugby Experience giocherà contro le Fiamme Oro Rugby. Termina diretta? No. Tanto come la va a mettere la pausa?
Ho messo il tappo. L'ho levato.
bentornati in diretta. La finalina che non avremmo voluto vedere, dove non avremmo voluto essere, è la finalina terzo e quarto posto che Rugby Experience School L'Aquila giocherà con le Fiamme Oro Rugby. Due i precedenti quest'anno in campionato, vittoria di misura delle Fiamme Oro sul loro campo e larga vittoria oltre i 40 punti di Rugby Experience all'Aquila, ma oggi è una finale, terzo e quarto, e le finali non hanno valori in campo. Ci ha dimostrato la grande tensione dei giovani aquilani durante la prima semifinale persa col Petrarca e la grande organizzazione e freddezza dei padovani, a cui vanno davvero i nostri complimenti. E tutto pronto adesso in campo quindi per questa finale terza e quarto posto, tutta del centro Italia, che comunque si presenta oggi qui a Calvisano con due squadre a giocare per il terzo e quarto posto, Rugby Experience L'Aquila e Fiamme Oro, e la Capitolina che giocherà la finale Under 19 con Colorno subito dopo la finale 17 Petrarca Padova Amatori Rugby Parma. Il campo lo giocheranno le due squadre sul campo 3, è il campo che è molto distante da noi, ringraziamo sempre Donatello Ricci che sta lavorando tutto Zoom per regalarci comunque riprese, speriamo, di qualità, nonostante siamo molto 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 distanti dal campo di gioco, ma la nostra postazione assegnata era questa, impossibile muoversi in 10 minuti dall'uno all'altro. Speriamo che i nostri, mi dice, oltre 1000 affezionati telespettatori, 1307, grazie, possano godere di questa partita. 1307 spettatori vuol dire che è una città che ha voglia di rugby, ha voglia di cominciare a rivedere giocatori di marca aquilana che giocano partite di questo livello e che vengono nel nord Italia a cercare di contendere alle finaliste storiche, ai detentori degli scudetti degli ultimi anni del Triveneto, i titoli che contano. Intanto in questo primo anno insieme di questo gruppo, che ancora sarà insieme l'anno prossimo nel ritorno alle categorie pari, quindi under 18, in questo primo anno questo gruppo è arrivato alla semifinale del Final Four Mario Lodigiani 2023 e adesso giocheranno a finale terzo quarto posto con un avversario noto. Speriamo che la grande tensione e la frenesia che in qualche modo ha preso i biancorossi la partita contro Padova sia meno forte contro un avversario già ben conosciuto, ma siamo consci di che vivremo sicuramente una partita di grande qualità, conoscendo anche le competenze delle Fiamme Oro, che non saranno venute qui su a cambiare aria. I saluti e si parte ancora 20 minuti per tempo per decidere quale sarà la migliore terza squadra italiana under 17. Ai ragazzi inizio campionato era stato chiesto esattamente questo, arrivare qui e giocarsi tutto fino alla fine. Questo hanno fatto molto molto bene. Ogni finale poi ha una sua storia, andata come è andata con Petrarca, resettiamo e ricominciamo. Si attenta la palla, si aspetta la palla. Indicazioni interessanti dalla panchina, ci divertiamo, troppa tensione nel primo incontro, occorre invece divertirsi ed andare a fare una bella prestazione. Calcio d'invio e palla recuperata dalle Fiamme Oro, messa in sicurezza, mini unit per le Fiamme, passaggio in avanti e gioca il vantaggio Rugby Experience L'Aquila. Parte De Nicola che attacca subito la linea, mini unit ancora per L'Aquila, palla a disposizione veloce, palla Gianni, apertura, gioca da spalle per Alessio Scaramazza che si inserisce. Quarta fase, ancora De Nicola riparte, si isola leggermente dai sostegni ma riesce a mettere la palla a disposizione lavorando a terra. Contro rack delle Fiamme Oro che recuperano il pallone e contrattaccano. Interessante avvio della partita. Palla ancora recuperata dalle Fiamme Oro. Contro rack tentata da 7 sul raggruppamento. Muove la palla il 9 Cremisi e attacco con i fisici avanti Romani. Ancora una mini unit, palla a disposizione e ancora dopo un minuto contrattacco le Fiamme.
ancora esplora nel lato aperto. Portano pressione Rugby Spirits, va a placcare nel campo delle Fiamme Oro. Contro rack tentata, non si tenta contro rack da soli, ragazzi. Gioco al piede ben individuato, ben letto da Sant'Antonio, ma si torna su un calcio di punizione per le Fiamme Oro all'altezza dei 10 metri della squadra romana. Tanta indisciplina ci ha penalizzato anche nella partita contro Petrarca Padova. Sentiamo intanto trombe e tamburi del rumoroso pubblico di Parma che si appresta ad andare a giocare a finale primo secondo posto, ma il lancio è per le mani del tallonatore aquilano, la prima palla in attacco per Rugby Experience, forte vento che si alza, lancio lungo purtroppo sbagliato, non saltiamo e regaliamo un'altra palla in attacco alle Fiamme Oro con il 12 romano che fa strada. C'era possibilità forse per tentare una contro rack. Giocano le Fiamme muovendo la palla ma ben oltre la linea del vantaggio, tornando indietro. Tenuto ancora, ci sembra sempre ancora Massimo Molina a mettere giù le mani, a placcare, a mettere giù le mani e a recuperare l'ennesimo pallone. Gran lavoro del centro aquilano anche contro il Petrarca Padova. Aintush Valerio De Nicola. Palla tenuta in campo dalle Fiamme Oro che contrattaccano. Porta sulla pressione Rugby Experience. Romani fermati sui 10 metri, palla che rotola all'interno della rack. Calcio nel box del numero 9 Cremisi che mette pressione e coglie una bella touche all'interno dei 22 aquilani. 50-22. Il calcio del 9 regala una touche in attacco per le Fiamme Oro. Ricordiamo, regola introdotta questo anno, calciando dai propri 50 metri e facendo uscire la palla dentro, no, regola introdotta un paio d'anni, calciando la palla dai propri 50 metri e uscendo la stessa avendo toccato in campo nei 22, il lancio è per la squadra che ha calciato. Ancora soffriamo la molla avanzante anche delle Fiamme Oro, difficoltà a riorganizzarci, riusciamo a bloccarli in questo momento correttamente. Utilizza la palla le Fiamme, si avvicinano, entrano nei 5 metri aquilani, contro rack tentata, ripartono in chiusa le Fiamme Oro, ancora vantaggio, ancora possesso per le Fiamme Oro. E palla recuperata da Rugby Experience, mini unit per metterla in sicurezza, dovremo cercare ora di liberare al piede, qualche ingresso laterale non segnalato, liberano al piede con la pressione, palla stoppata ma per fortuna finisce oltre la linea di fondo. Zero a zero ancora al quinto minuto, fermi per crampi a quanto vediamo, qualche problema fisico, è stato interrotto il tempo dal direttore di gara, provvediamo anche noi per darvi un riferimento preciso con la grafica curata da Donatello Ricci che ringraziamo ancora. Si riparte con una mischia pericolosissima a favore delle Fiamme Oro sulla linea dei 5 metri di Rugby Experience. Portano pressione le Fiamme, controspinta degli aquilani, l'arbitro ferma tutto e richiama tutti
all'ordine. Mischia da rifare. Qualche cambio nelle fila di Rugby Experience, vediamo ora Stefano Salerno a pilone destro. Ingaggio, c'è qualcuno che spinge un po' prima, spinta contro spinta, la palla esce, si può giocare. Pronti ad attaccare, attaccano a spalle, Fiamme Oro, buco, intervallo del numero 11 che riesce a schiacciare prima ancora di uscire. Si lamenta col direttore di gara l'ala aquilana Sant'Antonio, ma la meta è assegnata. ...5-0 per le Fiamme Oro, vedete nella grafica ancora Petrarca Padova, ma provvediamo ad aggiornare. Tenta la trasformazione, centra i pali, 7-0 per le Fiamme Oro. Quindi per le Fiamme Oro. Calcio di invio di nuovo per Rugby Experience, che cerca di portare pressione. Fiamme arrembanti, la sconfitta con Padova ha portato i nostri un pochettino in sofferenza e stanno ora subendo le volenterose Fiamme Oro. Ancora un calcio stoppato ai giocatori cremisi. Lo stesso calciatore, il numero 10 delle Fiamme Oro, recupera però la palla. Ci siamo però riportati intanto dentro i 22 romani e cercheremo ora in questo momento di portare pressione su di loro. Lotta intorno al punto d'incontro, tentano contro Rack Rugby Experience, ma si sono già allungati per un calcio del box i romani, ben strutturati anche loro. Palla forse caduta all'indietro, vediamo la decisione dell'arbitro, no, ritiene sia passaggio in avanti. Siamo intanto al decimo minuto, c'è da riorganizzare la mente e cercare di riprendere in mano la partita, che è assolutamente alla portata dei ragazzi biancorossi. Capiamo che la delusione sia tanta per loro, ma c'è questa partita da onorare e giocare fino in fondo. Buona pressione portata da Rugby Experience, ma troppa, eccessiva per il direttore di gara, che fischia un calcio di punizione contro il sinistro aquilano. A suo detto ha incrociato la spinta. Mischia che va a terra, ancora un calcio di punizione in contro. Tanti, troppi calci. Cambi per le Fiamme Oro. Si prendono un lungo tempo per battere il calcio di punizione. Palla che esce
all'altezza dei 10 metri della formazione aquilana. Il lancio sarà ancora Cremisi, vediamo se riusciremo a contestare il lancio in touche. Ridotto per le fiamme, lancio centrale e riusciamo a strappare la touche ai giocatori cremisi. Attacco di 7 che fa strada a terra, dobbiamo arrivare velocemente con i sostegni. Confusione sul punto di incontro, ingressi, qualche ingresso laterale, cerchiamo un eccessiva continuità, ma torniamo sul calcio di posizione a nostro favore. Palla Massimo Molina che percuote, rompe un primo placcaggio, va avanti ancora, rompe un secondo placcaggio, rompe un terzo, quarto placcaggio, fa tantissima strada, palla a disposizione, sostegni, De Nicola, c'è soprannumero a largo, calcio di Gianni sull'ala che però regala la palla agli avversari che chiamano un mark. Palla quindi ancora per le Fiamme Oro. Dobbiamo ritrovare continuità di gioco e attaccare per linee dirette i giocatori cremisi. Sicuramente è nelle competenze dei giocatori Rugby Experience. Tempo ancora fermo, ancora qualche cambio. Usa tutti i giocatori in rosa. Lombardo e Lorenzetti, allenatori di questa giovane squadra aquilana, si riparte, come è giusto che sia. Attacca per via diretta l'apertura aquilana, palla che passa a punto d'incontro, ancora in chiusa con Sant'Antonio. Ancora un'altra fase per Rugby Experience, ci isoliamo leggermente dal sostegno ma riusciamo a mantenere il pallone. Ancora con Stefano Salerno una percussione, mette a disposizione la palla il pilone aquilano e possiamo trasformare all'esterno il gioco. Ancora Massimo Molina placcato e messo a terra, percussione degli avanti aquilani ma ancora una palla in avanti persa. Ancora una palla persa in avanti, contrattaccano le Fiamme Oro giocando il vantaggio, vantaggio che supponiamo sia stato ora acquisito. Calcio e pressione per le Fiamme Oro, ma placcaggio alto a detta dell'arbitro, gioca velocemente Rugby Experience, ma per l'arbitro non è dello stesso avviso e fa tornare i biancorossi sul punto. Vediamo cosa decideranno di fare, se giocare o provare ad andare in touche. Il giocatore aquilani, Valerio De Nicola che si occupa di calciare in touche. Palla che di nuovo resta però purtroppo in campo. Attaccano le Fiamme Oro ancora, buona pressione portata dai giocatori biancorossi all'altezza dei 22 cremisi. Mini unit ancora per le Fiamme Oro, giocatore che parte con sostegno e ora numero 9, palla per l'apertura cremisi che calcia e libera in touche. Quasi il quindicesimo minuto di questa finale, terzo e quarto posto, Fiamme Oro in vantaggio 7-0 su Rugby Experience School L'Aquila. Si fa sentire il pubblico aquilano giunto fin qui a Calvisano, risponde il pubblico romano. Finta dietro, salta avanti per Rugby Experience, touche lunga ma corretta,
Trasmissione però non ortodossa, la palla arriva comunque al largo ad Alessio Scaramazza, che buco importante, continuità per l'ala aquilana che si lascia però sfuggire la palla in avanti, peccato. Pecchiamo di piccole inesattezze che però sono determinanti alla fine dell'incontro, centimetri che fanno sfuggire via una perfetta esecuzione. Tempo ancora fermo, tante le pause. Giornata caldissima a Calvisano, però rinfrescata da un piccolo alito di vento che ora soffia sul campo e che tutto sommato rende gradevole ai giocatori in campo. La partita. Introduzione sarà per le Fiamme Oro, introduce il numero 15 Cremisi, passato a mediano di Mischia. Mischia che stenta a trovare stabilità, ruba il tallonaggio Rugby Experience con la terza centro 7 che ne approfitta intelligentemente a ripartire, lavoro a terra, mani a terra, che deve essere sanzionato. Calcio di punizione. Difficile dare continuità, ancora suona la carica 7, ancora va oltre il primo placcaggio, subito immediato il sostegno, palla Ianni per Massimo Molina che porta ancora avanti il pallone, passiamo ancora per un punto incontro, tanti, troppi forse assorbiti lì dentro. Ancora un calcio di punizione con il direttore di gara che richiama ora le Fiamme Oro ad una maggiore disciplina. Vanno in touche Rugby Experience, una touche che verrà battuta all'altezza dei 22 metri delle Fiamme. Ultimo attacco, siamo quasi al 18° minuto del primo tempo, ultimo attacco per gli aquilani per cercare di andare a resettare l'incontro, magari con una segnatura pesante. Ci diamo tutti i tusci ridotta, finta avanti, lancio indietro, ancora lungo purtroppo, passaggio in avanti e Mischia per le Fiamme Oro. Partita da ritmi lenti, ancora cambi nelle file delle Fiamme Oro. Mischia con introduzione Cremisi. Ancora problemi per le prime linee nell'ingaggiare correttamente la Mischia. Si sposta a destra della squadra aquilana l'arbitro. Ritiene che qui vi siano maggiori problemi. Ci sembra positivo l'ingaggio. La Mischia che ruota senza aperto, tallona immediato il mediano di Mischia, tallona dall'esterno, ma buona la pressione Rugby Experience portata, riescono a spostare palla a largo però le Fiamme Oro e ad uscire dai propri 22 metri. Touche aquilana che gioca velocemente,
gioco spalle di Aquilani, c'è possibilità al largo, ma ancora Massimo Molina attacca per vie dirette, ma c'è stato un fischio dell'arbitro che ha intravisto un muro del giocatore Aquilani. Calcio di punizione a favore delle Fiamme Oro. Al nostro cronometro la partita è già finita, primo tempo è già finito, primo tempo dai ritmi bassissimi. Tuscia all'altezza della metà campo per le Fiamme Oro, che avranno un ultimo pallone in attacco da poter utilizzare. Vediamo se riusciremo a contestare questo lancio in touche. Scelta ridotta ancora per le Fiamme. Due saltatori, due alzatori. E palla recuperata. Forse un fuorigioco da parte dei giocatori cremisi, ma Rugby Experience che riesce ancora ad avanzare. Ancora che torna indietro sul calcio di punizione l'arbitro, andremo di nuovo per la touche. Non c'è un grandissimo guadagno, ma ultima touche del primo tempo che mette tra le mani al tallonatore aquilano la possibilità di attaccare. Indugia sugli spettatori aquilani il nostro cameraman. Salta avanti, finta avanti, salto dietro, questa volta la palla è buona, arriva all'apertura, attacchiamo ancora con gli avanti schierati sulla linea, ma l'arbitro considera il passaggio in avanti e chiude qui il primo tempo di questa semifinale, terzo e quarto posto. Ci prendiamo anche noi una piccola pausa.
Tornano in campo le squadre, ultime 20 minuti per prendersi questo terzo posto che i ragazzi francamente meriterebbero per quanto fatto vedere in campionato quest'anno, anche per quanto fatto vedere durante le Fiamme Oro nei due scontri avuti nella fase di qualificazione, ma le finali sono partite diverse, bisogna quindi giocarle fino in fondo. 7-0 per le giovani Fiamme alla fine del primo tempo, pronti a ripartire per gli ultimi 20 minuti di questa stagione. Speriamo in una Rugby Experience L'Aquila arrembante in questo secondo tempo. Partiti. Palla che sfugge all'indietro al ricevitore tutto rosso. E touche ancora per le Fiamme Oro che riniziano in attacco questo secondo tempo. Grossa aspettativa e grande tensione per i ragazzi tutti rossi che sta giocando sicuramente oggi qui a Calvisano un ruolo importante. Ma è la maturità che bisogna iniziare ad avere per giocare queste partite, sicuramente riusciremo ad arrivarci. Intanto palla recuperata in touche e via in avanti, cerchiamo di dare continuità al gioco, palla ancora a Massimo Molina per Alessio Scaramazza e si inserisce, fa strada, ben placcato dai romani, palla che esce velocemente, mini unit ricostruita a 3, subito a terra il portatore, due sostegni, lavoro a terra anche oltre il consentito per le Fiamme, sanzionate con calcio di punizione, interrotto intanto il ritmo attacco della squadra aquilana. Palla la giovane ala abruzzese Sant'Antonio che buca profondamente la difesa Cremini, sì, non c'è un sostegno immediato, ingresso laterale che sarebbe da sanzionare, ma continuità immediata per i giocatori di Lombardo e Lorenzetti, punto d'incontro ancora. Ora possiamo sì portare la palla fuori, ci sarebbero i numeri per attaccare all'esterno, vediamo se riusciamo a conservare intanto il pallone di sostegni un pochettino lontani, ma la palla esce ancora per gli aquilani e meta finalmente in mezzo ai pali per l'Aquila con Simone Ianni, numero, giovane numero 10 aquilano. L'inizio di secondo tempo che ci voleva per i biancorossi, proveremo ora a trasformare. Simone Ianni sulla meta, sul tentativo di trasformazione. Pronti intanto ad entrare in campo sotto di noi Petrarca Padova e Rugby Parma per la finale di questo trofeo Lodigiani 2023. Il vento non permette intanto alla palla di rimanere sul conetto, ma prova la trasformazione lo stesso Simone Ianni che non si fa vincere dalla pressione e trasforma. 7-7, si ricomincia da capo, sperando che Rugby Experience, che i giovani ragazzi di Rugby Experience abbiano assorbito la tensione che finora li ha un pochettino bloccati. Grazie a Donatello Ricci che ci fa vedere la partita di finale che intanto inizia sul campo 2,
Ma torniamo al campo 3, così avete potuto vedere anche da casa la logistica dei campi di Calvisano. Dietro di noi c'è lo stadio della prima squadra, dove più tardi si terrà la finale Under 20 tra Capitolina Rugby e Rugby Colorno. 7-7 e si ricomincia. Quarto minuto di gioco. Antonio Colella ancora qui vicino mi richiama continuamente all'ordine dicendomi under 19, perdone Antonio, sono rimasto alle categorie degli anni 90, ahimè. Rimaniamo tutti quanti al tempo dei nostri più bei ricordi e quindi ci sbagliamo per questo. Pronte le fiamme ora a rimettere la palla, ma c'è ancora un giovane atleta cremisi fermo a terra all'altezza dei 5 metri, per cui l'arbitro sta aspettando a far riprendere il gioco. Donello intanto ci fa vedere la doppia partita, perché insomma abbiamo anche curiosità di vedere questa finale tra Petrarca e un competentissimo Rugby Parma che ha sconfitto Fiamme Oro nell'altra semifinale. Ancora non si riesce a ripartire nel nostro campo. Ecco, l'arbitro si avvicina al centrocampo e il giocatore delle Fiamme Oro che viene accompagnato all'esterno in seguito a un lieve infortunio, ci sembra. Si riparte. Calcio d'invio del Fiamme Oro che ancora rimbalza senza nessun recupero da parte aquilana, ma si riesce poi a riprendere la palla. Ancora contrattacco per i Mina Unit con gli avanti, ancora palla a disposizione. Torniamo in chiusa dove abbiamo possibilità di giocare. Rientra in campo 7 che supera sempre l'uomo davanti a sé. Ancora palla all'esterno, sembrano i ragazzi di coach Lorenzetti aver ripreso fiducia in questo momento nei propri mezzi. Palla ancora per gli aquilani, sostegni veloci e immediati, mini unit pronta, attacca il ricevitore. Ancora palla per gli anni, decide se stesso di attaccare. Continuità degli aquilani, piccolo calcetto dietro la linea che a portare pressione sul ricevitore, ma giocavamo probabilmente su un vantaggio. Torna infatti indietro l'arbitro ad assegnare un calcio di punizione a favore di Rugby Experience per fuori gioco delle Fiamme Oro. Ancora in touche Rugby Experience e di nuovo la palla purtroppo, esce per fortuna, la palla è uscita, piede sulla linea visto dal guardalinea che ha sicuramente un occhio più attento del mio. Potrà quindi provare ad attaccare la squadra aquilana, una touche con proprio lancio appena fuori dai 22 metri. Touche completa. Chiamata riportata al tallonatore che si appresta al lancio. Dobbiamo lanciare. Non contestano le Fiamme Oro aspettandoci a terra e fanno bene, perché eravamo intenzionati a lavorare su una molla. Palla persa, intercetto degli anni, ma torna sul vantaggio l'arbitro. Vantaggio per l'avanti aquilano sulla molla che aveva regalato la palla alle Fiamme Oro. Non ha ritenuto che il tentativo di giocare alle Fiamme fosse sufficiente per ottemperare il vantaggio e torna quindi indietro assegnando la mischia alla squadra cremisi. 7-7 ancora il punteggio, 7 minuti e mezzo di gioco.
squadre stanche, probabilmente avevano un'aspettativa diversa tutte e due. Qualche giocatore a tempo fermo guarda il campo dove avrebbe preferito sicuramente stare in questo momento, ma i valori in campo sono stati chiari in tutte e due le semifinali, che non sono assolutamente valori assoluti, ma oggi è stato così. Non capiamo perché il tempo sia ancora fermo. Ancora cambi nella fila delle Fiamme Oro. Tante interruzioni in gioco, troppe per prendere il ritmo partita. Introduzione delle Fiamme, 0-0 ancora intanto la finale tra Parma e Petrarca Padova. Mischie che ancora si confrontano con grande determinazione, ma passaggi in avanti per le Fiamme Oro, che regala di nuovo la palla agli Aquilani, che giocheranno adesso una mischia dentro i 22 cremisi, con possibilità di un fronte d'attacco aperto e interessante spazio al lato chiuso per provare a cogliere di sorpresa i giocatori romani. Introduzione aquilana da parte di Palucci, spostando al mediano di mischia, buono l'impatto della mischia, palla a 7 in terza centro, che però perde il pallone e recupera le Fiamme Oro con il 9 cremisi, che contrattacca dalla propria 22. Buoni sostegni alle Fiamme Oro, buono anche il tentativo di recupero di 7, ancora grande mole di lavoro la sua. Ancora non rotoliamo, speriamo non verremo sanzionati. Ci è costato molto in termini di calcio di punizione contro Petrarca Padova, ma muove bene la palla di Fiamme Oro con l'inserimento del 15, che riporta la squadra cremisi sulla metà campo. Viene portato in touche, il lancio sarà verosimilmente per la squadra aquilana. ...1665 le persone collegate, ci fa davvero piacere. Ogni ripresa di gioco davvero dura tanto tempo. Ancora sulla panchina delle Fiamme Oro si sta decidendo per i cambi, ma adesso è Rugby Experience a alternare i giocatori in campo. Davvero ad ogni cambio aspettiamo minuti e minuti per poter riprendere il gioco. Ok, si va. Difficile prendere il ritmo partita in queste condizioni. Ancora una touche pulita per Rugby Experience e palla portata fuori. Attacco con 7, grande lavoro della terza linea aquilana oggi, sia in attacco che in difesa. Gioco spalle ancora per gli aquilani, che subiscono però la pressione delle Fiamme Oro. Apertura Ianni, presa, palla in mano, ma ci rischieriamo in chiusa con possibilità di attaccare. Ancora 7 a portare avanti il pallone, a ridare avanzamento ai suoi. Gioco spalle molto ben individuato da Gioia, con Barone appena rientrato in campo, che prende un interessante intervallo. Ancora Ianni ad attaccare, forse c'è un vantaggio per Rugby Experience, avremo anche ancora la possibilità di giocare spalle, preferiamo bloccare le Fiamme Oro lì davanti e torniamo di nuovo in chiusa, dove è la giovane ala aquilana Sciamarra a prendere l'intervallo, che porta finalmente in vantaggio Rugby Experience. Probabilmente si è anche leggermente infortunato nel segnare la meta, ma diversi giocatori con i crampi in campo, probabilmente il cambio anche di altitudine. Il giocare sul campo in erba, a cui non sono più abituati i nostri ragazzi, con i bellissimi campi sintetici che abbiamo adesso in città, a
sta mietendo vittime, crampi per Marra e di nuovo Gianni tenta la trasformazione per cercare di portare a 14 i punti aquilani in questa semifinale terzo e quarto posto, 12 minuti giocati, preciso il calcio di punizione, l'apertura aquilana 14-7, ancora 0-0 tra Petrarca e Parma. Con un occhio guardiamo i nostri, con un occhio guardiamo sotto di noi due squadre organizzatissime che si stanno giocando questa finale primo e secondo posto. Ancora di nuovo tempo fermo per i cambi, chiama i capitani l'arbitro. Non capiamo davvero per cosa, la partita non ci sembra particolarmente agitata. Ma siamo molto lontani dal campo e anche dalle sensazioni del campo. Calcio di via di nuovo per le Fiamme Oro. Riceviamo adesso in maniera corretta, ma viene portato fuori il nostro ricevitore. Si ricomincerà quindi con una touche a favore delle Fiamme. Da sottolineare comunque la presenza di due squadre del centro Italia in queste fasi finali. E come già detto, della Rugby Capitolina giocherà la finale Under 19 tra poco. Lancio in touche per i Cremisi, contestato dagli aquilani e palla recuperata non dobbiamo allontanarci dai sostegni, ma le Fiamme Oro non hanno intenzione di contestare. Non palla giocata, non spalla in avanti col ricevitore che non si aspettava questa decisione del portatore di palla, peccato, c'era la possibilità di cogliere un interessante intervallo. Restituiamo la palla alle Fiamme Oro che provano ad attaccare e a riportarsi nei 22 aquilani. Giocatore portato a terra, rotola via il giocatore aquilano correttamente, portiamo pressione, ancora palla conservata per le Fiamme Oro che tenteranno ora di portare la palla a largo. Penetrazione del numero 3 Romano e palla ancora conservata per l'ennesima fase, torna al lato chiuso ai Fiamme Oro con un passaggio in avanti che regala di nuovo la palla agli aquilani. Tanta tensione anche tra i giovani romani e tanti errori. Quindici minuti e 40 secondi in questo secondo tempo della finale, terzo e quarto posto, e introduzione ancora affidata alle mani di Paolucci. Attacca benissimo la linea che si era spostata immediatamente all'esterno, l'apertura aquilana, e c'è spazio per attaccare a largo. Conservazione della palla e ci riorganizziamo una mini unit per continuare ad avanzare con Alfonsetti. Buon lavoro delle terze linee aquilane, buona la scelta ancora, attaccare spalle per la parte del giocatore aquilano, ma di nuovo oltre il vantaggio dopo il break perdiamo pallone e lo riconsegniamo alle Fiamme Oro che possono ora ripartire. Buono intervento aquilano che porta al recupero della palla, non per l'arbitro che ritiene che il giocatore non avesse rilasciato dalla gestualità, ma non era lui il placcatore, quindi ci sembra un pochettino strano. Così però è, così è l'interpretazione. Calcio di punizione a favore delle Fiamme che possono risalire il campo.
Ancora Crampi per qualche giocatore aquilano. E lancio all'altezza del centrocampo per le Fiamme Oro, che tenteranno di riportarsi nei 22 aquilani per un ultimo arrembaggio. 17 i minuti di gioco. Touche completa. Pronti sul primo blocco e pronti ora anche sul secondo. Contestiamo in aria, ma palla comunque recuperata dalle Fiamme Oro, che attaccano e bucano la difesa aquilana col numero 9. Di nuovo ancora un passaggio in avanti, ma non sanzionato, stranamente. Escono comunque sulla touche i giocatori delle Fiamme Oro. Si riprenderà con una rimessa laterale per la Rugby Experience L'Aquila. Esperienza importante per i ragazzi aquilani, esperienza importante per la città, per tanti che comunque hanno voglia di rivedere la squadra del capoluogo confrontarsi con questo rugby che ci mancava da un pochettino di tempo, anche se soltanto a livello giovanile. C'è anche un momento di ringraziamenti per Rugby Experience, tutto lo staff che ha lavorato per tutto l'anno con questi ragazzi, dalla direzione tecnica, ma anche gli accompagnatori, Mirko Barone e Mauro Ianni, preparatori atletici, tutti quanti, genitori, persone vicine, che in qualche modo stanno ricostruendo, hanno costruito dal post-sisma in poi un altro ambiente sereno e competitivo all'interno del quale questi ragazzi possono confrontarsi e cercare di crescere. Introduzione ancora per le Fiamme, che tentano un ultimo attacco. Taglio dall'esterno all'interno per il centro delle Fiamme Oro, che viene tenuto in piedi. Palla fuori, tutto pulito. Chiama il sottonumero l'ala aquilana, che ha aggredito bene i portatori delle Fiamme Oro, che entrano però all'interno dei 22 metri. Bisogna portare pressione sui portatori ora. Ma di nuovo un altro ennesimo errore, riconsegna la palla a Rugby Experience. C'era forse però un vantaggio, perché l'arbitro torna indietro, vantaggio per le Fiamme Oro per fuorigioco. Non avevamo colto il braccio esteso a segnalare il vantaggio. Siamo oltre il ventesimo, quindi forse ultima possibilità per le Fiamme Oro di tentare le vie della meta. Introduzione per le Fiamme Oro, si legano le prime linee, ingaggio, ...8-9... palla a largo, fermato il 12 romano, si rischierano gli avanti cremisi per tentare questo disperato attacco, ma la palla è stata rubata dagli aquilani, ci sembra, con Caporale. La partita è finita, l'arbitro dice che può finire qui. Terzo posto meritatamente conquistato dai giovani ragazzi aquilani, si abbracciano contenti, un minimo di delusione sicuramente ci sarà nei loro cuori per la finale sfuggita contro il Petrarca Padova, ma è un momento che i ragazzi devono godere, pensando poi a ricominciare per il prossimo anno. Complimenti a loro, complimenti allo staff, complimenti a tutti quanti coloro che ci hanno seguito. Speriamo di essere stati con Donatello all'altezza di avervi regalato un po' di emozioni delle tante che qui si sono vissute. Un caro saluto.